Lavoro per un ente pubblico e sono in smart working dall'inizio del lockdown. In questi giorni ho seguito un po' le polemiche. Sono parole che mi fanno veramente molto male perché da quando è cominciato il mio smart working, io posso dire che la mia produttività è aumentata. Lavoro molto durante il giorno perché normalmente sono pendolare, mi sposto per raggiungere il posto di lavoro con il treno e impiego circa 4 ore durante la mia giornata. Queste ore le ho potute più fruttuosamente utilizzare proprio per lavorare. La modalità di controllo c'è sicuramente, oltre al fatto che ho comunque delle scadenze da rispettare con dei prodotti da consegnare quotidianamente o più sul lungo periodo. Ovviamente è necessario che ci sia da parte del datore di lavoro un controllo su ciò che si fa. Credo che anche nello smart working vadano ripensate le regole, cioè non c'è un cartellino, c'è un orario più diluito per obiettivi, però è importante anche dare una tutela al lavoratore, quindi il diritto alla disconnessione. Io normalmente faccio 36 ore a settimana, io non le ho quantificate, però mi è capitato, mi capita spesso ora magari di lavorare anche la sera, anche di domenica, se c'è bisogno. Ora questo non è un grosso problema se devo raggiungere, ripeto, un obiettivo, un prodotto, però non deve essere la norma. Io lavoro in un'azienda privata di 2.500 persone circa. Dal 5 di marzo a scaglioni successivi siamo arrivati a essere smart working il 90% dei colleghi ed è un grosso risultato. Ho sentito, ho letto addirittura un giudice lavorista come Ichino dicendo che lo smart working è una vacanza. Non è affatto così. Lo posso confermare, diciamo, sulla mia esperienza. Io sono un ingegnere informatico, mi occupo di contratti e di sviluppo e gestione software e devo dire che c'è stato un aumento di lavoro. La nostra produttività viene controllata essenzialmente tramite i prodotti che produciamo, cioè le mail scambiate, e le call, le riunioni che facciamo quotidianamente, continuativamente. Oggi io ne ho fatte quattro. E sono riunioni che durano dalle 2 alle 3 alle 4 ore. Si deve lavorare adesso per obiettivi perché così aumenti la produttività, non la aumenti stando seduto 8 ore al giorno e basta. Il controllo per quanto riguarda la pubblica amministrazione ci dovrebbe essere, nel senso che ognuno ha un dirigente, un riferimento che dovrebbe sapere quello che stai facendo e come lo stai facendo. Spero che le aziende capiscano che questa è stata un'opportunità anche nell'emergenza Covid e che da questo momento in poi si inizi veramente a normare lo smart working, a fare una regolamentazione seria per le aziende. Perché anche il lavoratore va tutelato e non va spremuto a volte come succede nello smart working, perché tutto è praticamente concesso.